un nuovo duro colpo per Chiara Ferragni, dopo l'ennesima separazione in famiglia, storia al capolinea. Ancora una volta l'influencer cremonese si trova costretta a dover affrontare un'altra brutta situazione, a seguito di quanto successo nei mesi precedenti. Ma, si proceda con ordine. I guai giudiziari e la rottura con Fedez hanno creato una profonda ferita, difficile da rimarginare. Tuttavia, solo negli ultimi tempi, Chiara Ferragni è riuscita a ritrovare il sorriso sebbene non siano mancate battaglie legali e frecciatine social con l'ex marito. La nuova fiamma, infatti, si chiama Silvio Campara, imprenditore. Una storia d'amore vissuta tra scandali e gossip fino a giungere alle recentissime indiscrezioni. La coppia parrebbe essersi detta addio, secondo Gabriele Parpiglia. Non hanno trovato una linea retta, forse una direzione verso cui andare, insieme. Un brutto colpo per la giovane donna, aggravato da un ulteriore terribile annuncio in famiglia, finanche lei si è lasciata con il suo grande amore. Chiara Ferragni, notizia SOC, si è lasciata anche lei. Nuovo dramma in casa Ferragni, un altro dolore da sopportare. La più famosa delle tre sorelle è in lacrime, sorretta da Francesca e Valentina. Si tenta di voltare pagina, anche questa volta, benché sia più arduo e faticoso. Una situazione che stravolge gli equilibri già precari. Punto è finita tra Marina Di Guardo e il suo compagno Frank Elks, manager e dirigente inglese, sulla base di quanto dichiarato da Dago Spia. Al momento non vi sono comunicazioni ufficiali, si tratterebbero solamente di indiscrezioni. Tuttavia sul sito si legge così: la storia d'amore ha iniziato a scricchiolare negli ultimi mesi. Si prosegue con le seguenti parole adducendo, tra l'altro, ai presunti motivi di questo allontanamento poiché non avrebbero aiutato, le pressioni e lo stress che la Di Guardo sta subendo a causa dell'epilogo del matrimonio della figlia, Chiara Ndr. Ad ogni modo si susseguono voci contrastanti a riguardo. Entrambi hanno condiviso un cammino di vita insieme per molti anni restando lontano dai riflettori. Nel 2022 parrebbe comparire sui social la prima foto pubblica, durante un pranzo di Natale, scattata dalla figlia minore Valentina, dopodiché nessuna apparizione, se non qualche red carpet sporadico. Precedentemente Marina Di Guardo è stata sposata con il dentista Marco Ferragni, da cui ha avuto Chiara, Francesca e Valentina. La separazione sarebbe avvenuta intorno ai primi anni del nuovo millennio, quando la primogenita aveva solamente 15 anni. Ed ora un'altra batosta da superare. Fortunatamente c'è la famiglia a supporto, soprattutto Chiara, con cui mantiene un rapporto simbiotico. Sono l'una il punto di riferimento dell'altra, chiosa Dago Spia, concludendo attraverso un piccolo ma curioso spoiler: persone vicine alla Ferragni parlano di clamorose novità in arrivo per la mamma dell'influencer.